Cacciata di casa dal marito, si era rifugiata sotto il porticato del cimitero di Pagani per ripararsi dalla pioggia battente di ieri. Una ragazza 21enne e la sua bimba di appena 5 mesi, ieri pomeriggio intorno alle 14, sono state prese a cuore da una pattuglia dei vigili urbani e portate in salvo dopo essere stata allertata da un ex dipendente del comune che si trovava nei pressi. Solo il buon cuore dei caschi bianchi ha evitato un epilogo amaro. La donna, di origini marocchine, da qualche mese abitava in via Leopardi insieme ai familiari del suo compagno, uniti in matrimonio in Marocco, la cui unione pare però non sia stata riconosciuta in Italia. Ieri l'ennesima lite tra i due, durante la quale la giovane mamma avrebbe ricevuto le ennesime minacce. Da qui la richiesta di aiuto anche ai carabinieri, che sono prontamente intervenuti presso l'abitazione. Ma poco dopo che i militari avevano lasciato l'abitazione, l'uomo avrebbe mandato via sia la donna che la loro piccola, ritrovatesi per strada al freddo e sotto una pioggia scrosciante, affamate, senza soldi e senza più un tetto dove ripararsi. Solo l'intervento tempestivo ed accorato della polizia locale ha fatto sì che le due sventurate potessero trovare calore e ristoro. Sono stati proprio gli agenti di pattuglia a comprare di tasca loro pannolini e latte per la piccola e qualcosa di caldo da mangiare per la mamma. Solo nella sede del comando di Via Carmine, mamma e neonata hanno potuto trovare un po' di serenità. Intanto è arrivato lì anche il papà della piccola, convocato, con il quale i vigili hanno trovato un'intesa, peraltro verbalizzata, affinché mamma e bambina potessero ritornare a Modena, dove inizialmente erano arrivate dal Marocco e dove risiede la famiglia della 21enne marocchina. Sembra motivo della lite tra i due coniugi. E così ieri sera una pattuglia dei vigili urbani di Pagani ha accompagnato mamma e bambina a Bellizzi per trascorrere la notte presso amici, da dove poi stamattina sarebbero partite per l'Emilia-Romagna.